particolarmente interessante nel quarto rapporto la considerazione più volte ripetuta che il secondo welfare non può più essere considerato qualcosa di estemporaneo, ma indubbiamente qualcosa di molto più profondo. Non è più, non può più essere legato soltanto a fattori di opportunismo economico e neanche all'indebolimento crescente, pur presente, dello Stato, ma è un segnale della grande trasformazione del lavoro in atto, come ricordato anche nell'introduzione dai professori Ferrere e Maino, citando la fortunata espressione di Polanyi. La grande trasformazione del lavoro in atto in tutto il mondo occidentale è significata e testimoniata proprio dal crescere di un welfare che non è più solo il welfare di primo pilastro, ma è anche un welfare integrativo, sussidiario delle parti sociali e talvolta anche un welfare privato. Qualche decennio fa, quando si è incominciato a parlare in modo molto più marcato di secondo welfare, di welfare integrativo, questo era da alcuni praticamente negato, considerato come estremamente residuale. In una seconda fase invece è stato accettato come esistente, ma osteggiato perché giudicato colpevole di sottrarre risorse a welfare di primo pilastro. Mi pare che adesso si sia in una fase nuova dove ci si è accorti che del secondo welfare non si può fare a meno, che si tratta di una dimensione essenziale dell'economia che coinvolge non solo gli stessi enti pubblici, ma anche le imprese, il terzo settore e la nascita di nuovi provider privati che si occupano dell'implementazione di uno dei rami del secondo welfare più in crescita, che è il welfare aziendale. Il compito a cui tutti siamo chiamati in questa terza fase è probabilmente quello del coordinamento, non disperdere risorse e lavorare coordinati perché il secondo welfare diventi il pilastro di una molto più importante politica di welfare della persona.